lei si scoppiasse la pandemia, siccome ero già pensionata, avevo degli impegni di volontariato, due giorni alla settimana presso il piccolo rifugio, che è un istituto che accoglie disabili di varie età, e un giorno presso la canonica della città, dove andavo a rispondere al telefono, alla porta, e intanto che attendevo di rispondere, stiravo, sistemavo gli indumenti dei preti, se c'era qualcosa da rammendare. Poi, arrivato il lockdown, c'è stata la proibizione. Intanto a me, l'anno scorso ero 86enne, di uscire di casa. Lockdown, la spesa me la faceva la compagna di mio figlio, e io mi sono trovata libera come non ero, lo ero mai stata nella mia vita. Mi sono trovata a poter occupare il tempo come preferivo. Mi alzavo alla mattina, avevo sempre cose in programma da fare. Io sono molto attiva, mi piace occuparmi della mia casa, del mio giardino, amo la casa e il giardino, per cui io stavo benissimo in casa e benissimo in giardino. Lavoravo anche 6-7 ore di seguito in giardino, facendo tutti i lavori di giardinaggio. E falcio l'erba, coltivo l'orto. Stamattina ho raccolto anche dei pomodorini maturi, che sono riuscita ad avere dei pomodoro precoci. E io mi sento quasi a disagio, mi sembra di essere quasi cinica, ma ho passato bene questo periodo. No, non mi è pesata, proprio perché io ho talmente tanti interessi che quando ho del tempo libero io mi stendo nel mio divano. L'ho chiamato il divano beatitudine, perché veramente per me, ma è beatitudine proprio perché io ho trascorso il tempo precedente a lavorare in giardino, a lavorare. Quando mi stendo nel divano sono stanca, e le assicuro che ogni volta che mi stendo in quel divano dico: Signore, ti ringrazio, sono proprio fortunata, ho la possibilità di star qua in beatitudine a leggermi il giornale nel tablet o a leggere qualche libro, è indifferente, e poi mi faccio una bella dormitina, e nel pomeriggio e dopo pranzo in genere che mi metto nel divano. E quindi io vuoti, solitudine, noia, non ne ho conosciuta. I contatti umani ho continuato a mantenerli tramite telefono, abbiamo tanti strumenti. Poi con mia figlia mi sento ogni sera, mia figlia vive a Salisburgo, e mi sento ogni sera, ogni volta che ho qualche problema, penso, beh, stasera lo dico a mia figlia, cioè mia figlia è presente, è molto presente. Soprattutto ho scoperto la libertà, ripeto, dicevo: ma guarda, gli uomini possono fare quello che faccio adesso io, perché in effetti gli uomini, anche mio marito faceva questo, perché mio marito aveva una libreria, era molto impegnato nel suo lavoro, ma nel tempo libero lui aveva il diritto, era musicofilo molto appassionato, e quindi lui si chiudeva, cioè quando posso io ascoltare musica, si chiudeva nel suo studio, ascoltava tutta la musica che voleva. Ecco la differenza tra la donna e l'uomo. Ma direi che è indimenticabile questa esperienza, perché io ho vissuto anche la guerra, ero bambina, ma l'ho vissuta.
pur essendo qua in zona di campagna, non in zona operativa, quindi con una certa tranquillità, ma direi che questa è un'esperienza, perché ovviamente io stavo bene, ma non è che dimenticassi quanta sofferenza c'era fuori dal mio cancello, e quindi ero consapevole, e è chiaro anche come l'unica cosa che so fare quando non vado fuori, quando sono, so lavorare e so pregare, ecco, ho pregato Dio che aiutasse tutta questa umanità così colpita. Mi ha tanto impressionato il disastro che ha soprattutto l'India, proprio per la povertà, perché meno l'Inghilterra nel primo periodo, perché in fondo loro potevano difendersi. Dopo Johnson ha capito bene e ha provveduto. In America, non parliamo di Trump nel primo periodo, ma dopo, con l'arrivo di Biden, l'America è stata esemplare. Quindi Israele, che sono riusciti a vaccinarsi per primi, insomma, mi ha colpito e ho trovato incredibile questa differenza di comportamento tra paesi diversi, ma soprattutto persone. Quello che continua a stupirmi è il fatto che ci sia così tante persone negazioniste, tanti addirittura scene di inseguimento di un'ambulanza perché c'erano dei negazionisti che dicevano che le ambulanze giravano a vuoto, che erano una messa in scena. Anche questo mi ha è talmente lontano dalla mia possibilità di capire che non so, che trovo mostruoso, incredibile. Tante altre cose potrei dire, ma no?